assieme all'anello, acquisito avendo affrontato alquante avversità accanto ad avventurieri bassi, burberi, barbuti, Bilbo Baggins campò contento. Col 111° compleanno, comunque, capì che conveniva consegnarlo. Cedette ciascuna cosa collezionata. Decise dunque di disfarsi della dimora, dopodiché dirigersi difilato dall'elegante ed eterno elfo Elrond. Erede esclusivo? Frodo, fedele figlioccio. Frodo finanziariamente fu felice? Figuriamoci. Finì fregato giacché giunse... Gandalf! Guastafeste grigio, gelido gli gridò. Gollum, generando gemiti grotteschi, giovane hobbit, ha indirizzato innumerevoli individui immondi. Localizzeranno la lussureggiante Lungacque, le loro legioni massacreranno molti mezzuomini. Migra, muoviti! Nella necessità, nasconditi. Noterai numerosi nemici, 9 Nazgûl, nonché oltre 80.000 orchi. Orchestreranno operazioni ostili ovunque, occuperanno Osgiliath. Presta prudenza, prediligi posti poco popolati, potendo percorri paludi puzzolenti. Prima, però, prenditi per partner quel quasi quarantenne quaggiù rincantucciato. Ragazzotto responsabile, robusto, resistente. Sam saprà supportarti sebbene sembri stupido. Se seguirete Smeagol, Sauron sarà sconfitto. Tuttavia ti toccherà tribolare. Ti trafiggeranno, temo. Trasporterai tale tesoro tra tantissime traversie. Tutto terminerà unicamente utilizzando un ustionante vulcano. Vai veloce, vietandoti vari vizietti. Zeppole, zoccole, zibibbo, zero, zuccone, zazzeruto.